arriva quell'aereo che sta per partire per l'Afghanistan. Sembra la macchina del tempo che in sole poche ore ti trasporterà lontano verso il passato, fino a mille anni fa. Sembra un film di fantascienza, ma non è sicuro che ti piacerà. Sembra il nostro medioevo, ma non è finzione, questa è la realtà. Questa è l'alba del 2000. Di soldati italiani nell'inferno di Kabul, strumento di aggressione o missione di pace, cos'è? Decidilo tu, tu che cerchi ogni sera nuove emozioni nello show del telegiornale, o tu che metti in scena la rivoluzione nel teatrino di un centro sociale. Guarda quei ragazzi ben equipaggiati che stanno per andare, e altri bene addestrati a recitare slogan per farli ritornare. Chi è che ha in mano i fili? Di soldati italiani nell'inferno di Kabul, strumento di aggressione o missione di pace, cos'è? Decidilo tu. Tu ne cerchi ogni sera nuove emozioni nello show del telegiornale, o tu che metti in scena la rivoluzione nel teatrino di un centro sociale. Non ho reggimento di soldati italiani nell'inferno di Kabul, strumento di aggressione o missione di pace, cos'è? Decidilo tu. Tu che hai le idee chiare, spiega chi c'è la confusa di che cosa sta a fare, in nome di che colpa o di che ideale corre il rischio di farsi ammazzare.